ciaobetes.it. E dopo Ruben Östlund torna anche Christian Mungiu, dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes. Sono i due palmi d'oro, sono i due palmati che tornano dopo tanti anni. Östlund solo 5, Mungiu una marea, 15, vinse nel 2007 per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni la Palma d'Oro, giovanissimo Christian Mungiu, e torna dove? Alla 75esima edizione del Festival di Cannes, in concorso con RMN, titolo non granché, risonanza magnetica. Sì, dobbiamo scansionare la mente di Mattias. Mattias chi è? Siamo nella Transilvania di oggi, non ci sono i vampiri di ieri, ci sono i rumeni di oggi che sono nazionalisti, sono molto molto chiusi, sono molto razzisti. E Mattias è un ignavo, va in giro con la giacca di pelle dalle testate in Germania, torna in, in Romania perché c'è un McGuffin che non è un granché all'inizio su un bimbo, insomma c'è un inghippo drammaturgico, un escamotage, va bene, per permettere a Mattias di tornare. Mattias c'ha la giacca di pelle, va sempre in moto, è molto virile, è molto macio, ma è terribilmente attratto dalla progressista del villaggio, e questo è un problema, e allora dovrà decidere, è sinistra o destra, progressismo o conservatorismo, macismo o... appunto maschio leggermente più moderno. Questa bellissima signora lo metterà a dura prova e Mattias dovrà decidere. Mattias e devo dire che è un film strano, RMN, a parte il titolo che non è proprio il massimo, ma è un film che molto inconcludente, però montato molto bene, accattivante, perché non sai mai bene dove vuole andare a parare. Sostanzialmente stiamo con un ignavo e l'ignavo deve capire da che parte stare. Lui dice di sì a tutti, e nella vita, questo lo insegna anche la serie TV su Totti, su Francesco Totti di Sky, è l'ignavia, Dante li metteva all'inferno giustamente. E quindi questo è RMN. Perché ci sono dei cingalesi deliziosi, anche cattolici, anche più cattolici e più credenti dei rumeni, che sono arrivati e perché sono una forza lavoro interinale presa dalla progressista che gestisce alla grande, perché è una donna ovviamente, una panetteria di cui è proprietaria un'altra donna. E allora c'è un film sugli uomini e le donne, le nuove dinamiche dei nostri nuovi ruoli in questo nuovo presente che vorremmo riscrivere. Mungiu anche partecipa a questo momento di riflessione sul cambiamento dei ruoli e prende sto protagonista, bello attore, devo dire, Marin Grigori, e devo dire che lui è sempre presente nel film, va in giro di qua di là, c'ha pure il papà,